Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e nel consueto video acquisti del mese di dicembre. Quindi iniziamo subito perché non ho molta roba. Quindi, allora, ho fatto un recupero di Dante Inferno in questa versione Essential. L'ho preso a circa 11 euro, 15 franchi. Il cambio in euro non lo so, comunque. Poi, sempre per PlayStation 3, ho recuperato Zone Offenders in HD Collection. E questa è molto bella perché c'ha il retrocopertina che vi faccio vedere, tanto vabbè, lo conoscerete sicuramente. Ma ha questo retrocopertina veramente fichissimo. A me questo gioco ha fatto impazzire, quindi appena ho visto che era sceso di prezzo, infatti l'ho pagato 30 franchi circa sui 25 euro, dipendenza dal cambio. Poi il mio primo acquisto per Next Gen, anche se la console ancora non ce l'ho perché dovrebbe arrivare intorno ad aprile, la mitica Xbox One con Forza Motorsport 5. Io, amante delle corse e amante del brand Forza, non potevo non prendere la edizione limitata. Allora ho deciso, prima che magari spariva, di acquistarla. Purtroppo l'Xbox One mi arriverà forse in aprile, perché il sito dove io ordino di solito le cose, worldofthegame.ch, in aprile fa uscire la Xbox One Swiss Edition, che comprende due giochi. Purtroppo non sanno ancora che giochi metteranno, quindi ho aspettato a prenotarla. Comunque a febbraio arriverà la PlayStation 4. Ora, diciamo che con i giochi abbiamo finito e partiamo con i film in Blu-ray. Allora, iniziamo con i film nuovi, usciti quest'anno. Turbo, la lumachina velocissima. Chi lo sa, a me piacciono i film di animazione Pixar e quant'altro, DreamWorks, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non potevo, mai li prenderò tutti e andrò avanti così. Poi, Monster University. Anche questo della Pixar. Questo era della DreamWorks, questo era Pixar. Elysium. Elysium, come si dice poi, anche questo c'ha una retro copertina. Poi Pain and Gain, non so se si pronuncia così, comunque vabbè, muscoli e denaro. Io pensavo che era un film tipo, visto i personaggi che ci sono dentro, pensavo fosse un film super d'azione, invece comunque è abbastanza comico come film, quindi molto bello, molto bello. E poi dei recuperi di film usciti un po' di tempo fa, ovvero Contro tra Titani, che dovrebbe, è il primo, La furia dei Titani, che è il sequel di questo, Argo e Blade Runner con il mitico Harrison Ford. E qua siamo giunti alla fine. Come avete visto, non è molta roba, anche perché comunque ho acquistato. Ho prenotato la PlayStation 4, arriverà anche l'Xbox One, eccetera, eccetera, quindi non ho molti denari. Quindi ragazzi, niente, che dire, con questo video io voglio anche augurarvi visto che siamo ormai alla fine, un buon anno a tutti, a voi, alle vostre famiglie, agli amici, quindi bevete, divertitevi, giocate, fate tutto quello che volete. Ciao a tutti da Genetic DNA e auguri ancora.